questa la volta di Castelnuovo Don Bosco, che ospita il Vespa Village, il più grande raduno italiano di vespe e motocicli, chiaramente un connubio tra aerei e motori molto interessante. Molto particolare, un'unione del mondo dell'aviazione con quello terrestre come raramente si vede, almeno con queste premesse. Eccoci giunti a Castelnuovo Don Bosco per il Vespa Village. Vedete alle mie spalle quasi 1000 vespe, forse più, le stanno contando per entrare nel Guinness dei primati. Adesso ci addentriamo all'interno della manifestazione per scoprire qualche cosa di più. Al Vespa Village abbiamo qui lo speaker ufficiale e la padrona di casa, perché di fatto questa è la pista dell'ICP, non dimentichiamocelo. Sentiamo intanto come è iniziata questa, come è stata pensata questa iniziativa. Io sono amica di Roberto Borsato, che è il presidente del Vespa, dei Vespisti Moderni di Asti, che è un Vespa Club gemellato con il Vespa Club di Cornaredo. E avendo a disposizione questa location, così noi abbiamo dato la disponibilità a ospitare il loro raduno annuale, che loro sono due club gemellati, un anno lo fanno sul territorio astigiano e un anno lo fanno sul territorio milanese. Quindi quest'anno toccava ad Asti, con la collaborazione nostra è stato organizzato qui Vespa Village. Si sta tentando con un lavoro di equipe veramente imponente, se vogliamo, per l'iniziativa, con oltre 1000 vespe che sono giunte oggi, si stanno realizzando la scritta da record Vespa con questi 1000 motocicli, tanti visitatori, fornitori, produttori di parti, che porta allegria e che fa festa. Sì, Nicola l'impennatore è la star del Monto Village, che fa esibizioni con le vespe che sono qua visibili, e speriamo che si siano divertiti intanto. Allora, siamo in compagnia di Nicola l'impennatore. Come è nato questo suo personaggio? Allora, questo nasce la passione della Vespa agli anni dell'età, a 15 anni. Io avevo la prima Vespa, già a quei tempi c'era un po' la passione dell'elaborazione delle impennate. Io ero uno fra quelli che si ritrovavano e impennavo per gli amici. Poi niente, a 18 anni prendo la macchina, tutto si ferma, la Vespa rimane come mezzo di locomozione. Nel 2001, nascendo il Vespa Club nel mio paese, io riprendo la Vespa, inizio a fare raduni e riporto quello che facevo al ragazzo ai raduni e mi esibivo per gli amici. E dopo ho iniziato dal primo spettacolo vicino casa e da lì è nato il Vespa Freestyle dal 2006 e ora mi esibisco in tutta Europa. Io conto circa 20 manifestazioni l'anno. Allora, siamo qui in compagnia di Cristiano Carbone, main sponsor della manifestazione, nonché produttore di accessori per la Vespa. Ma oggi come oggi, il mercato della Vespa e dei suoi accessori originali ed elaborati, com'è? Allora, da 5 anni a questa parte il mercato è in crescita, perché la Vespa comunque è un mito a sé. Diciamo dagli anni 50, ha avuto una crisi negli anni 70, ma dal 2000 chiunque, il 90% del cittadino italiano possiede una Vespa. Noi siamo produttori di ammortizzatori, siamo gli unici in Italia a fare questo prodotto e possiamo accontentare dal restauratore, quindi il ricambio originale, all'appassionato che vuole un prodotto più high tech, come l'ultima linea che abbiamo creato, che appunto si chiama High Tech Carbone. Siamo giunti al termine della manifestazione, il logo alle mie spalle non c'è più, le vespe sono tornate a casa in attesa del prossimo raduno.